Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. L'argomento di cui vi voglio parlare in questo video è veramente importantissimo per tutti coloro che decidono di farsi fare le carte, quindi di farsi interpretare tarocchi o sibille, qualsiasi tipo di carte siano, non importa. Se avete intenzione appunto di chiedere a una persona di farvi le carte, dovete tenere presente una cosa. Le carte non sono una scienza esatta. Dovete sempre, sempre tenere a mente che chi interpreta le carte lo fa in base alle sue conoscenze, alla sua intuizione, in base a quello che vede in quella singola stesura e soprattutto anche in base a quello che voi dite o non dite. Quindi quello che io vi consiglio è di dare sempre delle informazioni il più dettagliate possibile. Di cercare di rispondere con sincerità alle domande che chi vi sta facendo le carte vi pone, perché non ve le pone perché non riesce a interpretare le carte, ma ve le pone perché vuole riuscire a darvi una risposta che sia per voi più utile possibile. Quindi, mi raccomando, non è una scienza esatta, quindi prendetela sempre solo come un'indicazione, come una linea guida, come uno strumento che magari può essere utile attraverso la simbologia e l'intuizione a capire un pochino meglio determinate cose di voi, determinate cose della situazione. Mi raccomando, questo ricordatevelo sempre, non date alle carte molto più potere di quello che hanno, perché in realtà le uniche persone che hanno il potere siete voi. Siete voi che potete agire sulla vostra vita, siete voi che potete fare le vostre scelte, siete voi che potete decidere se fare una cosa o se non fare una cosa. Quindi mi raccomando, perché le carte possono darvi delle indicazioni, ma non prendetele mai come se fosse la verità assoluta, come se si trattasse di matematica, perché può essere pericoloso per voi, perché rischiate magari di farvi influenzare troppo e di rinunciare poi a delle opportunità perché le carte hanno detto che mi succedeva questa cosa. Beh, attenzione, perché indipendentemente da quello che vi dicono le carte, voi dovete sempre essere consapevoli e decidere sempre quello che volete per la vostra vita. Quindi mi raccomando, prendete le carte con un pochino più di leggerezza, non attribuite alle carte troppa serietà, perché altrimenti quello che rischiate di fare è di chiudervi. Di non avere, di non vedere delle opportunità, di chiudervi dentro a quello che hanno detto le carte e aspettare che il destino si compia, perché in realtà il destino non si compie, il destino siete voi che andate a compierlo in base a quello che fate, in base alle vostre azioni. Quindi mi raccomando, tenetelo sempre a mente. Io ci tenevo a fare questo video e a dire questa cosa perché ci sono troppe persone che si aspettano dalle carte una sorta di libro che veramente può dire tutto e può dire qualsiasi cosa, come se la carta avesse sotto i sottotitoli e riuscisse proprio ad interpretare l'esattezza di ogni situazione. Non è così. E diffidate, mi raccomando, diffidate da chi vi dice che invece è così. Un professionista serio che vi vuole aiutare attraverso le carte vi dirà che non è una scienza esatta, che potete avere delle linee guida, ma che siete voi artefici del vostro destino. Quindi mi raccomando, tenetelo a mente sempre. Ok, mi fermo ragazzi, però davvero volevo che voi aveste chiara questa cosa, perché il rischio di incorrere in persone che vi fanno credere delle cose che poi non sono è veramente troppo alto. Quindi fate sempre attenzione. Quindi mi raccomando, diffidate anche sempre da tutti coloro che vi parlano di legamenti d'amore, di togliere il malocchio, vi dicono che avete delle influenze negative nella vostra vita. Mi raccomando, queste cose non sono vere, quindi ragazzi, mi raccomando, fate attenzione, soprattutto a chi in cambio di una pozione magica che dovrebbe far tornare la persona amata o cose di questo tipo, vi chiedono poi magari un sacco di soldi. Quindi state sempre molto attenti. Ecco, io volevo semplicemente dirvi questo perché ci tengo che chi si approccia alle carte lo faccia in un modo molto tranquillo, molto spontaneo, senza comunque far pesare troppo l'influenza di questo sulla loro vita, perché credo che sia veramente importante, perché poi al giorno d'oggi i pericoli sono in agguato dietro ogni angolo, quindi attenzione, consapevolezza e maturità, soprattutto maturità quando vi approcciate a queste cose, perché siete voi poi che
che sapete quello che è giusto per la vostra vita. Potete usare le carte come linea guida, ripeto, ma mi raccomando, dovete sempre fare voi e con la vostra testa le scelte che ritenete migliori per voi. Vi mando un bacio, ragazzi, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo video.